Guidare un mini escavatore su Tompoma Channel. Oggi vi racconto come si guida un mini escavatore con una gamba sola. Allora, prima di tutto si sale. Secondo, si piazzano le tompoma. Si accende. E ora guardate bene, queste due sono le leve che muovono la benna, ok? Questa è la leva avanti, indietro, destra, sinistra. Quindi ci si porta dove si deve portare, si abbassa per stabilizzare l'escavatore la leva davanti e via di lavoro. Ora, avete capito benissimo che non servono le gambe per guidare un mini scavatore, però con le tompoma sai sempre dove appoggiarle.